Davide, non è una partita facile, soprattutto dal punto di vista psicologico. Queste sono le burla, insomma, di Emanuele Ferrato. Tornando alla domanda, una partita non facile dal punto di vista psicologico, potete prenderla sotto gamba, no? Vista posizione in classifica. Avete faticato un po', poi però nel quarto siete usciti fuori. Sì, è stata una partita molto dura, ma diciamo che abbiamo faticato molto. In difesa abbiamo giocato abbastanza bene, in attacco secondo me abbiamo sprecato un po' troppo. Però, come sappiamo, tutte le partite di questo campionato sono tutte delle battaglie, non c'è una squadra favorita e un'altra meno. Ecco, siete partiti lenti, questo perché? Ma io non credo sia stato... non abbiamo secondo me sottovalutato l'avversario, però non sempre capita di partire sempre forte come abbiamo fatto in tutte più o meno le partite in casa. Oggi è andata così, il risultato alla fine va bene, credo che con... ho saputo che il Palermo ha perso, quindi agganciamo pure il Palermo, quindi ormai siamo quarti. Ecco, per il futuro questa partita è importante, quarto posto a due giornate al termine della giornata andata, cosa vuol dire? Beh, come ho detto prima, vuol dire che il campionato è molto equilibrato, tutti possono vincere e tutti possono perdere con qualsiasi squadra, quindi ci serve la lezione che ogni partita deve essere una battaglia. Matteo, mancano praticamente dopo questa due partite alla fine del giorno d'andata, Roma Visnova è al quarto posto in piena zona playoff, si continua a crescere, a salire di intensità, vuol dire che state bene, ci siete. Beh, quest'anno abbiamo iniziato bene, molto meglio l'anno scorso, abbiamo addirittura 12 punti in più a questo punto del campionato. Credo che queste 4 vittorie consecutive siano state d'obbligo, perché siamo una squadra, secondo me, da playoff, però la prossima giornata col Salerno ci dirà quanto valiamo e dobbiamo dare veramente tutto in quella partita. Oggi è stata una partita molto difficile da giocare, loro sono una squadra che comunque nuotano, ben organizzati, ottimi tiratori, noi abbiamo giocato secondo me molto bene, la reazione è stata ottima. Sì, perché a un certo punto della partita sotto 3-1 non solo l'avete pareggiato, poi siete andati anche avanti e poi nell'ultimo siete esplosi, insomma l'ultimo gol tuo, la ciliegina sulla torta. A dir la verità, Sandrone ci aveva detto che l'inizio era così, difficilissimo, siamo partiti bene, poi 3-1 meritato secondo me da parte loro, però la qualità si è vista, poi il pubblico di Monterotondo ha fatto anche il suo.